il paradiso di Agnosia. No, non fa per me, non mi interessa. Le donne, le donne mi interessano. E ne ho avute tante, sai, tante le ho. Amate tutte. Due grandi interpreti del teatro italiano per un capolavoro della letteratura russa. Glauco Mari e Roberto Sturno hanno infatti portato sul palco del teatro Petrarca i fratelli Karamazov, l'ultimo romanzo di Fedor Dostoevskij. Una delle più grandi storie che parla dell'uomo e cerca di comprendere con una grande pietà le debolezze dell'uomo. L'uomo per Dostoevskij è un impasto di bene e di male, di luce e di ombre, e non lo giudica mai, cerca sempre di comprendere, perché comprendere è la cosa più difficile nella vita, perché è facile giudicare, è facile anche dimenticare, perché anche un grosso dolore a poco viene anche soffocato, imbottito dalla quotidianità della vita, ma comprendere vuol dire sempre mettersi in discussione e dire forse io non ho capito, cerco di capire l'uomo. Ambientato nell'impero russo di fine 800, la vicenda si sviluppa attorno ai membri della famiglia Karamazov, ai loro feroci conflitti nel cui contesto matura l'assassino di Fedor, il capofamiglia, e al conseguente processo nei confronti di Dmitri, il figlio primogenito accusato del parricidio. Un dramma spirituale che scaturisce dal conflitto morale tra fede e dubbio, ragione e libero arbitrio. Dio esiste, io ho bisogno di sapere, voi lo sapete? No. Allora tutto è permesso? Tutto. Ah, mio Dio, quanta fede ha perduto l'uomo, quante forze ha occupato l'uomo per questo sogno. E questo da migliaia e migliaia di anni. Ma chi è che si prende gioco così dei gobbini? Prima, senti, per l'ultima volta. Ma Dio, esiste o no? Ti prego, io ho bisogno di saperlo, voglio saperlo. E per l'ultima volta vi dico di no. E allora, chi si prende il gioco dei nomi? Il diavolo, forse. Ah, il diavolo esiste allora? No, non esiste neanche il diavolo. Ma fuori dai piedi!